Erano le 3.36 del 24 agosto del 2016 quando una tremenda scossa di magnitudo 6 ha stravolto la vita di intere comunità del centro Italia a ridosso dei confini tra Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche. Paesi distrutti come Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto con il disastro della frazione di quest'ultima, Pescara del Tronto. 299 le vittime, la maggior parte di Amatrice, 237, 388 i feriti. Diverse le testimonianze in questa giornata del dolore nella sua sesta ricorrenza, che arrivano da tutte le parti politiche. Per la CGIL resta viva la memoria delle vittime. Siamo stati sin dall'inizio accanto alle popolazioni sconvolte, ha scritto il sindacato in una nota, nella quale rilancia la proposta di una legge quadro che consenta al Paese di affrontare i traumi causati dagli eventi naturali, con effetti disastrosi, con metodologie e criteri pianificati, consentendo qualità nelle ricostruzioni e rigenerazione economico-sociale. La risposta del Corpo Nazionale fu immediata, ricorda Laura Lega, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Furono subito messi in campo più di 1.000 Vigili del Fuoco, 40 sezioni operative, un impegno mantenuto nel tempo con oltre 215.000 interventi di soccorso tecnico urgente che furono fatti dal 24 agosto in poi. Oggi il nostro ricordo va a quella gente. A 6 anni di distanza dal sisma si comincia a vedere qualche cosa di concreto nella ricostruzione. È stata lunga, è stata dura per la popolazione del territorio, però le istituzioni, lo Stato, la Regione, le regioni sono presenti e stanno facendo il massimo, producendo il massimo sforzo per garantire la ricostruzione di questi territori e il diritto dei cittadini delle aree interne di tornare a vivere e di tornare a vivere anche con maggiori servizi rispetto a quanto non avessero avuto fino al giorno del sisma. È un impegno forte che siamo intenzionati a mantenere perché ne va del futuro di questa terra.